Ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Nella puntata di oggi torneremo a parlare di tante questioni di attualità, torneremo a parlare della Madonna del Parto e anche di turismo, della ripartenza del turismo. Subito insieme trattiamo un argomento di grande attualità, anche questo perché proprio da domani comincia la 47esima edizione della mostra Mercato dell'Artigianato della Val Tiberina Toscana ad Anghiari, torna nella sua data classica e noi per parlarvene in anteprima abbiamo invitato il presidente dell'Ente Mostra, Giovanni Sassolini, benvenuto qui in studio con noi. Allora, Presidente, è un ritorno quindi alla data classica, nonostante comunque l'impegno anche nel periodo di emergenza sanitaria sia stato importante anche nello scorso anno. Ecco, torna una mostra con diciamo, tutte le sue peculiarità, come l'avete organizzata? Ma insomma, cerchiamo di tornare, come diceva lei giustamente, al classico, soprattutto di fare una mostra con tutti i crismi e i carismi, ma non tanto per noi, soprattutto per tutti quelli che hanno fiducia in questa struttura, in questo sistema, in questo modo di presentare i prodotti in definitiva, perché il fatto della mostra ad Anghiari è una somma di contenuti che creano una situazione positiva. Prima di tutto il castello di per sé, se si pensa, è una grande fiera, ha le quattro porte d'accesso, quindi una sorta di sicurezza, si può lasciare la roba all'interno. I stand non sono dei stand banali come per una fiera inventata oggi, tecnologica, avrà dei limiti sotto il profilo appunto tecnologico, però entri in un ambiente che c'ha della storia, c'ha dentro magari delle opere d'arte. Ecco, quindi in un certo senso è un connubio perfetto con diciamo, i prodotti stessi che si presentano, quindi è una modalità che in qualche modo è quasi ritagliata su misura sull'artigianato, per l'appunto, ecco, ritagliare è una parola che ci riporta di per sé all'artigianato. Eh sì, è complementare se si vuole, no? Perché la cosa difficile che è stata fatta quest'anno è anche quella di cercare di mettere lo stand adatto nel posto adatto, l'artigiano che addirittura lavora nel fondo adatto, nell'ambiente dove può creare una bottega, quindi non solo presentare un prodotto, ma far vedere come viene fuori. Quindi quello che fa i violini magari c'ha il legno adatto e tira fuori le cose. L'altro che fa la tarzia fa vedere come viene fuori la tarzia, la preparazione dei pezzi, è una cosa splendida. E questo in generale su tutto quello che è i vari e avendo avuto un sovrappiù di richieste, questa è una cosa insolita che non ci pensavamo. Ecco, parliamo un po' dei numeri di questa edizione. Abbiamo anche selezionato, non si manda via nessuno, si cerca, però è difficilissimo piazzare tutti. Quindi se abbiamo detto dei no, l'abbiamo detti a quelli che, come si fa a valutare un artigiano, qualunque cosa faccia, ecco, è da apprezzare, però insomma tra uno che fa tarzia e uno che rattoppa le scarpe magari, ecco, uno cerca certo, di dire ci sono anche dei livelli, come dire, dei livelli diversi, insomma, sì. uno scultore, perché si dice scarpellino, ma poi ci siamo trovati davanti a della gente che sono degli artisti. Ecco, quante domande più o meno avete ricevuto, quante richieste? Ma abbiamo avuto un 30-35% in più degli spazi che abbiamo, quindi abbiamo riempito 50 fondi, purtroppo non ne abbiamo più, il paese è quello che è, e per mantenere questa bellezza, perché come lei sa, lei è portatrice di bellezza, quindi la bellezza salverà il mondo. Ecco, grazie di cuore. Io dico che non si può fare arruffare, insomma, quindi abbiamo detto a un certo momento fermiamoci qua e scegliamo, certo, e anche se certo. La scelta è fastidiosa. Ecco, ci sono stati anche dei artigiani, come dire, più innovativi che in questa edizione magari saranno presenti, nuove artigianalità, diciamo così. Sì, ci sono, adesso non vorrei dire delle cose inesatte, però effettivamente ci sono degli artigiani che oltre a quello che fa le scarpe, a quello che appunto scolpisce, a quello classico che fa, come dicevo prima, sono venuti fuori anche degli artigiani che si presentano per nuove possibilità di lavoro, che io a volte accetto con prudenza, però
perché siamo rimasti legati un pochino, forse troppo, alla classicità. Un po' ci hanno accusato anche di questa attenzione, perché voi siete troppo legati al bello classico e invece c'è una bellezza a volte nuova, informatica, e abbiamo faticato a inserirle, anche perché in molte zone del paese non c'è segnale, ecco, adeguato, insomma, quindi abbiamo dovuto. Però ci sono queste richieste di nuovi artigiani, nuove artigianalità. Bene, sì. Ecco, parliamo anche delle due madrine d'eccezione che avete scelto per questa edizione. Sono due donne. Ecco, perché è ricaduta su di loro la scelta? Intanto ce le presenta, ci svela queste due madrine. Ma ci siamo sempre affidati alle donne, e questo lo dobbiamo dire. L'anno scorso avevamo la Ferragamo, carinissima, è stata splendida, e quasi sempre, e quest'anno addirittura abbiamo raddoppiato con dei rischi, però abbiamo la Frances Mays, americana, cortonese, poi insomma, perché ha questa bella, brava, Under the Tuscan Sun, e tante altre cose che ha fatto molto carine, e poi addirittura la Silvia Baracchi del Falconiere, che è stata complementare, perché scoprendo la Frances Mays ci siamo imbattuti nella Baracchi, perché Cortona è Cortona. Ecco, quindi c'era già un legame tra loro, e poi sono venute in coppia, diciamo, hanno accettato in coppia. Due meglio di una, insomma, non, ecco, si poteva, non si sbagliava, non c'era dubbio. Allora, quindi ricordiamo tutti gli appuntamenti, dal 22 aprile parte la mostra, però l'inaugurazione ci sarà poi il sabato. Sabato mattina alle 11, sì, abbiamo questa bella, utilizziamo la sala del Consiglio del Municipio di Anghiari, e poi dopo la casa lì, una bella villa Liberty, che della famiglia Busatti, eccetera, che l'utilizziamo per la presentazione, per l'accoglienza, insomma, vera. E quindi credo che sia una bella sinergia, ecco, venga fuori una cosa, certo, bella. Il paese, ha parlato, il resto. Poi bisogna vedere che ci mette il Padre Eterno, se ci farà, e quindi se ci farà una bella brullata d'acqua. Vediamo che crediamo che sia di buon auspicio. Ecco, parlava di Busatti, ecco, l'azienda che è coordinata dalla sua famiglia in qualche modo. Cosa ha significato, quindi, anche dal punto di vista di chi artigiano lo è, ecco, 24 ore su 24, cosa ha significato questo periodo difficile, e se secondo la vostra esperienza, l'esperienza della vostra famiglia, c'è davvero una ripartenza in questo momento? Devo dire che come azienda devo ringraziare prima di tutto il cielo, come si dice, e poi tutto il resto, perché l'azienda sta andando bene soprattutto perché hanno preso una negatività assoluta come una positività, una cosa assurda, ma hanno rimbalzato le difficoltà che si presentavano inesorabili, hanno stimolato soprattutto la fascia giovanile e il settore che si occupa di quello a cambiare completamente il sistema, quindi a dimenticare i negozi che facevamo con grande fatica nel mondo, e a entrare purtroppo, io dico purtroppo perché sono uno antico, e quindi a entrare nell'online, che però giustamente impostato bene, presentato bene, sta dando ottimi risultati, insomma, quindi bene, problemi bene, di fatturato quindi non ci sono, e quindi è già tanto. Ecco, quindi questo è importante, che possa essere anche poi uno stile anche per tanti altri artigiani che devono muoversi. Bravo, esatto, sì, sì, bisogna avere il coraggio di volare. Ecco. Allora, noi ringraziamo davvero di cuore il presidente dell'ente Mostra, Giovanni Sassolini, facciamo un grande in bocca al lupo per l'avvio della Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, sicuramente vi seguiremo da vicino in questi giorni, e poi a quel punto poi potremo fare anche un bilancio di questa 47esima edizione. Grazie per essere stato con noi per la vostra sensibilità. E a tutti voi, quindi rinnoviamo l'appuntamento per questo importante evento, intanto rimanete con noi, ci prendiamo qualche minuto di pausa e poi torniamo sempre in studio con Spunti e Spuntini.